Ciao a tutte ragazze, prima proposta per questa fine d'anno barra capodanno, perché si può utilizzare in entrambe le occasioni avendo appunto l'elemento chiave che sono i glitter. Comincio opacizzando tutta la palpebra con Narciso Nabla Cosmetics per andare ad asciugare il primer che ho applicato sotto. Stendo poi la matita nera, la Bombay Black di Nabla Cosmetics, a mo' di eyeliner. La vado a sfumare, solo perché voglio un effetto scuro all'attaccatura, e la vado ad applicare anche nella rima inferiore esterna. Anche in questo caso la sfumo. Applico il colore protagonista, che è Daphne numero 2 di Nabla, che è appunto il colore dell'anno, quindi ho deciso di utilizzarlo per dare il benvenuto a questo nuovo anno. E lo vado ad applicare proprio su tutta la palpebra, quindi vado anche al di fuori della piega. Vado a sfumare con un pennellino ampio. E siccome volevo un effetto più evidente, applico questo prodotto di Elf, che è adatto per bagnare gli ombretti, e quindi in questo modo ho un effetto ancora più metallizzato di Daphne, che vado poi comunque a sfumare per rendere omogeneo il tutto. Applico all'inizio Entropy, è sempre di Nabla, e lo applico per dare luminosità, quindi all'inizio di palpebra mobile e vicino al fondotto lacrimale. Vado ad applicare sempre Daphne nella rima inferiore esterna, sopra la matita nera. Sfumo i due colori insieme e come punto luce Etoile dell'Elegantissimi di Nabla Cosmetics. Vado ad applicare questa colla, la Color Arts di Essence, appunto per poi andare a fissare glitter. Quelli che vado ad utilizzare sono le 04 Broadway Starlet di Essence. Non so se ancora sono in produzione, però sono dei glitter bellissimi perché sono multicolor. I glitter, si sa, svolazzano dappertutto, quindi vado a riprendere i colori utilizzati prima per evitare l'effetto macchia. Sulla piega esterna dell'occhio applico Mimesis di Nabla, questo prugna scuro, semplicemente per dare un effetto tridimensionale al trucco, che sennò risulterebbe troppo piatto. E vado a sfumare questo colore. Applico la matita nera nella rima inferiore interna e successivamente anche in quella superiore. È il momento dell'eyeliner, lo scelgo nero, il Professional Liner Vamp di Pupa, e in una riga media, appunto nero, perché già i colori utilizzati sono parecchio forti e se non si utilizza bene, se non si utilizzano bene questi colori rossicci e non si bilanciano bene con il nero, danno un attimino l'effetto occhio malato. Piego come sempre le ciglia e il mascara, ormai lo conoscete, le Film Noir di Nabla. Ciglia finte, le Katy Perry e Lure, e che danno un bellissimo effetto di occhio allungato, soprattutto alla fine. E applico il mascara anche sulle ciglia inferiori. Questo è il risultato degli occhi finiti, io spero davvero vi piaccia, è diciamo uno smoky con questo colore dell'anno, impreziosito da questi glitter.
Per le labbra invece sono rimasta piuttosto leggera, con questo rosino delicato e al centro Entropy per illuminarle. Bene ragazze, facciamo il countdown insieme? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon 2015 a tutte ragazze, che sia un anno ricco di gioia e di felicità e ricco di sorprese per tutte voi. Un bacione, ciao!